Bonjour mia family, oggi è il quinto giorno alle Maldive, ci siamo svegliati e questo è il tempo. Ta-da! Ta-da! Piove, piove, piove tantissimo. In realtà laggiù c'è il sereno, quindi dovrebbe passare abbastanza veloce. Hanno detto che se piove qui non dura tanto, quindi questo è positivo. Adesso abbiamo chiesto se il tour con i delfini e con le tartarughe si fa comunque, ci hanno detto di sì, quindi siamo contenti. Incrociamo le dita e vi tengo aggiornati. Adesso intanto andiamo a far colazione. Allora, questa è la nostra colazione. Ho preso le uova strapazzate con il French toast, un po' di frutta, c'è melone, credo sia melone, anguria e papaya. E poi ho preso per me questa, tipo questa mille foglie con le fragole. Tomascio ha fatto un disastro dei cornetti, non so perché. E poi lì c'è tè, succo all'anguria, Tomascio al latte normale, io quello di mandorla e succo al mango. Colazione dei campioni. E nel frattempo sta uscendo Andando il il sole, sì. sole, quindi è vero che non piove a lungo. Evviva. Dolphin and turtle is not 100%. I can't give you 100% that we can see dolphin and turtle. We had like 300 and more dolphin and turtle crews and we didn't see only 17 times. So it means I can't give you 100% that we can see it. Yeah. But we'll try our best to find it. We didn't see dolphin from this area. We go direct to Turtle Point and after snorkel we'll come this side.
Ragazzi, siamo tornati. Veramente la pioggia è durata pochissimo alla fine, avete visto? Tipo mezz'oretta. E poi è uscito un sole pazzesco. Adesso fa caldissimo, anzi faceva caldissimo anche quando pioveva in realtà. Siamo appena tornati dal tour con i delfini. Avrete già visto tutti i filmati dei delfini e dello snorkeling. Siamo andati alla ricerca delle tartarughe, ma oggi non le abbiamo trovate. L'abbiamo vista ieri però, ma non ho filmato con la GoPro. Oh, sta arrivando Ginger. Ciao. Che in realtà non so se è lei, penso di no. Ah, qualcuno le ha dato qualcosina e la sta portando ai mici, la sta portando ai suoi piccoli. Però davvero è una delle esperienze più belle, secondo me, stare sott'acqua con tutti questi pesci, c'è una pace bellissima, il suono del mare. Spero che sia uscito, vabbè, voi l'avrete già visto, tutto il filmato con i pesciolini, spero sia uscito qualcosa di decente, perché io nuotavo e non so bene che cosa filmavo, cioè filmavo a caso. Però vabbè, è stato davvero bellissimo. Vabbè, poi abbiamo rivisto i delfini, anche quello è stupendo, cioè un'emozione sì, unica. Poi c'erano veramente tantissimi delfini, sì, una roba, ma tipo 100, sì, cioè, una roba incredibile, moltissimi. Incredibile, poi saltano, fanno le piroette, si divertono, corrono accanto alla barca, è bellissimo, bellissimo. Comunque vogliamo tornare a fare snorkeling, quindi forse riusciremo a vedere altre tartarughe, non so se possiamo tornare, se vuoi tornare domani, dopodomani. Ma come vuoi. Sì. Tomas zero voglia però in videocamera, ma sì, se vuoi. No, a me, poi a la me, spengo, però a me basta. Piace comunque, diciamo che mi piacerebbe, se una cosa mi piacerebbe di più. Mi piacerebbe fare quel La moto d'acqua. La moto d'acqua, ma moto d'acqua mi piacerebbe fare due cose. Sia la moto d'acqua da guidando tu. Guidare o guidando io, come ho fatto l'altra volta. O altrimenti piacerebbe molto sciare dietro il... Ah, tipo come si chiama? Sci d'acqua? Sci d'acqua. Non so se si chiama sci d'acqua. Ma quello è una cosa molto bella, secondo me. Allora, io la moto d'acqua non la faccio mai più perché siamo andati, ho paura, è troppo veloce, quindi tu vai, io cerco conchiglie sulla spiaggia. Però secondo me sci d'acqua per il tuo ginocchio non è proprio il massimo, eh. Cioè stai attento perché comunque provare. Hai dolore. Vabbè, prova allora. Poi ci informiamo e vediamo, dai. Eccolo il nostro pranzetto. Sei soddisfatto, Pupetto? Sì. Pupetto è passato dal maggiore sul secondo a primo secondo, mi sembra giusto. Sembra giusto? Sì, perché io intanto che siamo qui, diciamo, in vacanza, mangio quello che danno, cioè il massimo. Mi cioè, piace che Tomas non si fa problemi a dire la verità. Cioè, poi da lunedì, sì. Dieta ferrea. Dio comanda. Ah, ok. Però adesso, cioè... primo, secondo, contorno, cioè non c'è problema. E dolce? Anche. Beh, vabbè, tanto andiamo anche in palestra però. Sì, facciamo in palestra. Sì. Ogni giorno andiamo in palestra, comunque. Sono andati due giorni fino adesso, cioè non... Ma senti, ma tu perché devi sempre puntualizzare? Io dico ogni giorno che suona figo, no? Sembra che siamo andati ogni giorno, cioè tu lo stai zitto. Due volte siamo andati. Due volte siamo andati. È in Triestino. Siamo andati, nuova parola che dovete imparare, Triestino, siamo andati, siamo andati. Lezioni di Triestino, ecco. Con Tomas, parte 492. Allora, in tutto faremo 4 allenamenti, cioè 2 ne abbiamo già fatti, ancora 2. Ah, ok. Sono ancora 2 giorni, abbiamo? Sì, perché diciamo oggi 4, venerdì... 5, 6, 7, ma no, scusa, oggi è il 4. 5, oggi... 6... 6... E il 7 partiamo. Sì, infatti. Abbiamo 3 ancora. 3 giorni. Tre, sì, allora voglio mangiamo dire, che fa. Ne avremo 5 allora alla fine. Allora 5, sì. Allora, Tomas ha preso la pasta fatta in casa con pesto fatto in casa e parmigiano. Io invece ho preso sempre pasta fatta in casa però con pomodoro, coca light e tè al limone. Gnam. Ok, siamo tornati in camera. Il tempo è splendido. È davvero la pioggia che c'era prima. Ce la siamo già dimenticata e sembra lontana anni luce. Sembra non sia... mai successo in realtà, guardate che meraviglia. Adesso rimetto fuori i cuscini. Devo sciacquarmi prima di tutto le orecchie perché alle Maldive spesso succede che per via del plancton e tutti i micro esserini nel mare succede, cioè può venirti un'infezione all'orecchio. È successo a Tomas l'ultima volta quando siamo stati qua, quindi dobbiamo evitare. Quindi adesso vado subito, oh, mamma mia che capelli, vado subito a sciacquarmi sia i capelli perché il sale del mare mi dissolve la cheratina e sia le orecchie. E dopo questa cosa molto interessante vi dico che andrò a farmi subito un bagno questo paradiso e dopodiché invece mi metterò al montaggio del vlog di ieri che caricherò subito dopo e programmerò per le 17:30.
Tra l'altro, tornato in camera, ho visto adesso, ci hanno lasciato questo bigliettino con un cocktail invitation per oggi dalle 7:30 alle 8 all'Oabi, Loabi Bar. Sparkling drink and selective appetizers. Oh wow! Ok, quindi prima di cena andremo al Loabi, Loabi Bar. Stavo guardando la mappa del resort, se riuscite a vedere, perché dietro c'è il sole forte. E allora, noi siamo più o meno qua, e il Loabi, Loabi Bar è qui. Al 9 Loabi Loabi Bar, e mentre il ristorante dove andiamo di solito è questo, il numero 8. Qui siamo partiti oggi per fare snorkeling, andare a vedere i delfini. Da qua si arriva sempre su questo molo, che è quello principale, con l'aereo. E invece da quest'altra parte ci sono altre beach villa molto molto belle. Questa è la più grande, con la piscina. Qui siamo stati a gennaio, quando hanno organizzato una specie di tipo una cena privata solo per noi influencer. Siamo stati qui ed è bellissimo, ci sono le altalene, c'è una cucina enorme, davvero gigantesca. E poi qui ci sono tutte le altre beach villa. E invece di solito noi la sera andiamo qui al 6, e questa è la palestra. Tomas si sta facendo il bagno. Com'è l'acqua? Perfetta. Eh beh, temperatura perfetta. Ti sto invidiando, anch'io voglio farmi il bagno. Ma prima voglio finire il montaggio. Sono qui con questo cappellino all'ombra perché altrimenti non vedo nulla, e sto finendo il montaggio del video vlog di ieri. E in tanti mi state chiedendo: come mai stai continuando ad usare il tuo vecchio computer per l'editing dei video? Ragazzi, sto continuando ad usare il mio vecchio computer per l'editing dei video perché quello nuovo è a casa in scatola, perché sto aspettando che la mia amica Demesa venga a trovarci. Cioè, quando noi torniamo l'8 a casa, l'8 di settembre, e lei il 10 viene a trovarci. E sostanzialmente, siccome lei è super super esperta di computer Apple eccetera eccetera eccetera, sto aspettando che venga lei da noi, in modo da trasferirmi tutti i programmi, tutte le mie cose da un computer all'altro, in modo poi da poter utilizzare quello da quel momento in poi, perché da sola sinceramente non sono in grado di farlo. Solo per questo sto ancora usando il computer vecchio, dopodiché invece lo venderò, penso, insomma, perché non lo userò più, ecco. Borsa di oggi è questa, la mia nuova Saint Laurent, che però ho scoperto essere delicatissima, ragazzi. Infatti già ha delle dentature che non mi piacciono, devo stare molto molto attenta a lei, ma è un gioiello vero e proprio, la adoro. Forse qui riuscite a vedere quanto è metallizzata, perché nel haul, quando ve l'ho fatta vedere, non si vedeva tantissimo, secondo me. Comunque, con un look total black, secondo me è super. E nel frattempo ho anche messo a caricare il vlog di ieri, quindi dovrebbe, se tutto va bene, andare online alle 17:30 puntuale, quindi incrociamo le dita. Ma la connessione, devo dire, qui è davvero molto molto buona. Non ho mai trovato un hotel con un upload così veloce, devo dirvi la verità, perché i miei video sono molto lunghi e 1 ora e 16 minuti non è per niente tanto. E quindi adesso abbiamo già chiamato una macchinina che ci porterà ok, adesso mi vedete, abbiamo già chiamato una macchinina che ci porterà al bar dove c'è questo cocktail party a cui siamo stati invitati. Non sappiamo che cosa ci sia, però cocktail party suona bene, quindi ci andiamo, naturalmente. Beh, ragazzi, qua è bellissimo, ci hanno offerto del prosecco, e Tomas invece, che non beve alcol, ha preso succo all'ananas. Come si dice in inglese ananas? Pineapple. Ma nel tuo inglese? Ananas. Ananas. E c'è la musica dal vivo, e ci sono tutte le candele super super romantiche sui tavoli, e lì c'è la spiaggia, è bellissimo, bellissimo davvero. Hanno avuto proprio una bella idea di fare questo cocktail party così, una cosa diversa, molto carino. È bello, sì. Ok, e siamo a cena. Abbiamo preso tutti e due il risotto con i gamberi e zucchine. Un risottino. Un risottino, perché è poco. Risottino mino mino. È troppo pochino 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 per te. Pochissimo. Al massimo andiamo in seconda, nel senso che ci prendiamo due porzioni. Sì, effettivamente è veramente piccolina. Però sembra molto molto buono, ti dirò, Risotto con, sì, gamberi e zucchine. Buon appetito, buon appetito. E questo è invece il dolcetto. Ho preso
una specie di mini zuppa inglese, non so che cosa sia ma sembra buona. Poi ho preso questi due mini, uno è una torta alle fragole e uno è una specie di roll con la panna e poi un marshmallow. E Tomas sta aspettando il suo gelato alla vaniglia, che non era disponibile. Le tre palline alla vaniglia. E non era disponibile al buffet, però per lui c'è sempre una portata speciale, diciamo così. Sì, perché diciamo che io non riesco a mangiare. Non gli piacciono i dolcetti così, quindi deve essere o tiramisù quick o gelato. E basta. O fetta, o le meringhe. E le meringhe per oggi non c'erano. Oppure, scusa, se no il tiramisù. L'ho detto, tiramisù quick, tiramisù. Lo so, ma oggi gelato, gelato. Allora, io e il mio pupetto vediamo la buonanotte perché adesso andiamo a nanna. E domani smetto. Eh sì, Tomas ha la canterina, dovete sapere, prima di andare a dormire e ogni giorno intona una canzone diversa. Oggi sono gli articoli 31, perché no? Perché no? Vai J-Ax. Basta, l'abbiamo perso. Comunque, vabbè, avrete visto, ho tagliato un pezzo, siamo tornati dalla palestra e abbiamo visto uno squalo fuori, tipo di un metro e mezzo, faceva abbastanza impressione, proprio uno squalo, e però è scappato via subito, velocissimo, che abbiamo visto 2 secondi, e poi sono rimasta un po' fuori a guardare se c'era qualche altro pesce, però oggi non c'era granché movimento, le razze non sono venute. E quindi poi insomma adesso mi sta veramente calando la palpebra, ho veramente sonno e quindi andiamo a nanna come le galline, tipo a mezzanotte nemmeno. E vabbè. Cosa e ne poi pensi? Comunque sì. Domani smetto. Vabbè, basta. Sei inceppato il disco. Vabbè. Tu le sai tutte a memoria. Io le so tutte a memoria, sì, quelle degli articoli 31. Quelle nuove, non quelle vecchie, no, però quelle più nuove, sì. Comunque, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacio grande, a domani, mia family. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.